come luogo in cui una classe dirigente ha potuto formarsi, il vivaio della Democrazia Cristiana, nel quale Fulvio Follegotte militò da giovane, per il quale fu sindaco del comune di origine Gagliarine in provincia di Treviso. Rinnovo quindi la partecipazione al lutto della Lega e della famiglia a nome del nostro gruppo. La ringrazio. La Presidenza ringrazia la famiglia dell'onorevole Follegotte di essere presente qui. E quindi andiamo avanti con i lavori. Il Governo? Prego, prego. Sempre su... È per correggere un parere che abbiamo dato... quindi siamo nei pareri, va bene. Allora, prego. Chiedo scusa per un errore. L'ordine del giorno numero 140 di Carra, il parere è favorevole a condizione che venga riformulato l'impegno nel seguente modo. Impegna il Governo a definire i criteri per l'istituzione della zona franca lombarda al tavolo di monitoraggio. La ringrazio. Bene. Allora siamo al primo ordine del giorno, numero 1, Giulietti, parere favorevole, andiamo avanti? Sì. Numero 2, Cenni ed altri, accolto come raccomandazione, va bene. Sani e Romanini, parere favorevole con riformulazione, va bene. 4, inammissibile. 5, Kronbichler, favorevole con riformulazione, si accetta la riformulazione? Chiedo... Allora, Kronbichler non è in aula. Va bene, 6 Marcon ed altri, parere contrario, si insiste per la votazione? Chiedo scusa, la cercavo. Sì, insiste per la votazione? Sì. Allora, pongo in votazione l'ordine del giorno numero 6, Marcon ed altri, il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Allora, chi è che ha problemi con il dispositivo? Colaninno, Dell'Ai, Brignone, Bargero.